Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Allora, perché sto facendo così? Già sto ballando, già iniziamo a ballare dentro sto video. Olè, ha ha! Perché sto a fare sto video? Perché sto... che cazzo è? Allora, buongiorno. Allora, calcolate che sono carica come una molla perché ho bevuto 5 litri di caffè stamattina. Che me l'ha fatta fare, non lo so, vabbè. Perché praticamente dovevo accompagnare mia figlia a scuola e stavo con un occhio così e l'altro così. Quindi se camminavo così non si poteva, se camminavo così non si poteva, se camminavo così nemmeno, perché andavo a finire sotto le macchine. E avendo mia figlia in braccio mi sa che non era una cosa proprio prettamente divertente. Quindi mi sono bevuta tipo 5 bicchieroni di caffè e non scherzo, roba che non lo faccio di solito, e quindi mi sono iniziate a venire un pochino le... tra poco mi arrampicherò lì sopra il lampadario, ma prima di salire sopra il lampadario vi volevo un pochino parlare cuore a cuore come tanto tempo fa. Nel senso, questo non è un video in cui vi farò vedere cose, questo non è... oh sì, no, forse una cosa ve la faccio vedere perché è troppo divertente. Ok, una cosa ve la farò vedere, ma non è uno di quei video tipo... boh, non lo so. Cioè, non è uno di quei video, non è un video, ciao. Sto scherzando. Allora, questo è uno di quei video in cui vi voglio proprio parlare cuore a cuore come il settimo cielo. Nel senso... comunque non iniziamo con i commentini della serie: ehi, in faccia sei marrone, ehi, in faccia sei rossa, ehi, infatti in faccia sono di mille colori, lo so. Ma praticamente l'altro giorno mi ha detto una mia amica: ehi, ciao, io sono della Yves Rocher, che ti invio altre cose. Certo, come no, non è una sponsorizzazione, PS, è proprio un'amica. E volevo provare la BB, però questa BB l'ho messa tipo con la spugnetta un pochino bagnata e è venuta tipo fuori a pezzi, ero tipo un Picasso, e quindi no, non va bene. Dopodiché l'ho messa con le dita e un'altra volta fuori Picasso, mi sono dovuta ristruccare ed ero tipo santa la miseria al mondo. E dopodiché invece l'ho messa con questo pennello ed ero tipo arrivata nel puntinismo. Quindi dopo aver fatto la frita calo dei poveri ho capito che probabilmente la migliore cosa era stenderla con le dita. Però poi mi sono accorta che anche se è la più chiara BB cream che loro confezionino, realizzino, ma che cacchio sto facendo? Ma veramente sto facendo una pubblicità? Ma what the fuck? Non lo so perché sto parlando. Comunque, ehi, come va? Tutto bene? Buongiorno. Dopo essere arrivati appunto al puntinismo ho capito che andava fatto con le dita, ma comunque ho capito che il colore non è il mio, però la devo finire, come quell'altro fondotinta che ancora non è finito, che mi fa sembrare più giallo. Comunque io le sfrutto entrambe perché non voglio buttare via roba, perché non mi piace il consumismo, non sono una persona poi che spende milioni in trucchi o roba varia, quindi diciamo che quello che ho me lo tengo e pure lo sfrutto, quindi sì, sono rosa o rossa. Oh, che meraviglia. Mai fare un video quando bevo caffè, Chiara, ricordatelo. Sì, certo, grazie. Ah, comunque sono contentissima, PS, che vi è piaciuto Chiaro. E vi ringrazio dall'altra parte della casa. Grazie, è stato un piacere partecipare qui con voi. E so proprio che contento. Giusto. E sì, vi saluta Chiaro. E rivedrete Chiaro sicuramente in qualche altro video. E praticamente che cosa mi è successo? Sapete quei momenti nei quali, proprio per parlarvi cuore a cuore anche dei miei problem, sapete quei momenti in cui vedete qualcosa che è troppo bella per essere vera? Ecco, tipo anche un super iper sconto, perché un po' di giorni fa era il Black Friday e io ero tutta fomentatissima, woohoo, farò gli affari della vita, sì! E no! No, non ho fatto l'affare della vita, la fregatura della vita. Sapete quando appunto le cose sono talmente tanto belle per essere vere? Ecco, non lo sono, non sono vere. Avevo trovato la mia macchinetta fotografica per eccellenza, cioè per fare video, per eccellenza, più bella del mondo, super iper scontatissimissimissima. L'ho ordinata, l'ho comprata e non c'era. Mi hanno scritto: hey, I'm so sorry, but mi hanno aggirato il sistema, e che quindi scusa sorry sorry, ma la tua macchina fotografica non c'è sta più. Yes bitch, thank you so much. Beh, grazie. Grazie, sono contenta, grazie. Certo, me lo potevi dire un po' di tempo fa. Sì, mi hanno ridato i soldi per fortuna. Però, cioè, mi ci hai fatto credere, sì. Ma ci hai fatto credere, così si fa. Non si fa, sì, non si fa così. Oh, c'ha poco che ragione, no. Oh, non c'ha ragione lui, così. Anzi, capite? Anzi, guarda che questo è fatto d'onore. Esatto.
se fan così. Ci ho creduto fino alla fine. Ho creduto su Amazon, ho preso proprio nel Black Friday, ho trovato delle cose super scontate per Natale a mia figlia, quindi l'ho tipo riempita di regali di Natale, ma se la vizio un altro po' chi se ne frega. E anche per mio cugino, ho preso un sacco di cose su Amazon, per mia mamma, ho preso veramente un boato di roba. E però proprio la cosa che volevo io, mannaggia la miseria, non c'è. E quindi amen, ciao, addio, arrivederci, oh yes, arrivederci, arrivederci. No, sono parecchio triste per sta cosa, sì. E oltretutto, sapete che mi è successa un'altra cosa bella? Cioè, io e i pacchi che arrivano da internet non andiamo d'accordo. Anzi, mi sono successe due cose. Cioè, raga, veramente, questo è il limite dell'assurdo. La prima cosa che è successa è che praticamente, cioè, mi doveva arrivare un pacco e qualcuno si è finto me e l'ha ritirato a posto mio. Della serie What the fuck? E ho messo la firma di mia mamma. Perché? Cioè, che poi oltretutto erano solo delle extension. Non ci fai assolutamente nulla. Ma io dico, no, una volta che hai visto che non ti serve a niente questa cosa che c'è nel pacco, ma ridammela, no? Poi la seconda cosa invece, l'altro giorno stavo, oltretutto stavo con il mio fidanzato, il mio compagno a casa, e c'era pure Lara, ma questa cosa non c'entra niente. E praticamente, però, cioè, c'entra nel senso che Lara stava dormendo. Quindi c'è stato un attimo di è arrivato il postino, ha detto, ehi, c'ho un pacco per te, allora c'ho pure questo, però questo è a pagamento, questo no, gli ha dato un pacco al mio compagno, un pacco X, che io sono andata ad aprire e ho detto what the fuck. Cioè erano tipo delle cose per unghie strane, tipo, cioè, anche ho pensato anche male nel primo momento. Poi sono andata a leggere e ho detto, ah minchia, ma questo non è per me. C'era il nome di un'altra persona sul pacco e io non l'avevo visto, io l'avevo letto, ero tipo, oh mio Dio, mi metteranno in carcere per questa cosa, ho aperto un pacco che non era mio. Mi sono sentita colpissima, quindi ho rimesso tutto tranquillo tranquillo dentro. Ho chiamato la cosa della posta e ho detto, ehi, ciao, ho un pacco che non è mio, però forse quell'altra persona è il mio in questo momento, ce l'hanno scambiato, che facciamo, gli vado a citofonare a casa, anche perché stava qua dietro. No no no, adesso ripassa quello di dei pacchi e il pacchiere ti ridà il pacco tuo e si riprende l'altro pacco. E grazie pacchiere. E infatti è tornato, oh zi, scusa zi, oh questo era tuo, questo era mio. Allora è arrivato l'altra volta così e ha detto, fermete, fammi legge, ah sì, Chiara Paradisi, ok, mio, ah, bene, a posto. Comunque, insomma, cioè, voglio dire, alle persone evidente, lo so che ci hanno commesso i pacchi, e niente, quindi, comunque io non ordino mai niente di valore, a maggior ragione non ordinerò mai niente di valore, se mai dovessi vincere all'otto non ordinerò mai niente, perché se no qualcuno o me lo frega o me lo scambia da qualche altra parte. Vabbè, torno subito. Uno dei pacchi che mi doveva arrivare è questo qui. Allora, questo che cos'è? Bellissimo, è mio. Allora, in pratica, che cosa è successo? Allora, sapete il concetto di... Aspettate che lo appoggio perché pesa 300 kg. Allora, no, non è vero, poi non pesa tanto, però sono io che sono a peste, ma adesso vi spiego. Non è perché sono una mamma o roba varia, io sono proprio nata vecchia. Cioè, sono nata vecchia de mente, de spirito e de corpo. Sono una vecchia gironzolante. Ho vari dolori articolari. Ora... ho vari dolori in genere, vi ricordate l'altra volta nel vlog che stavo a pezzi con i piedi? Sì, ricammino di nuovo. APS, apro e chiudo parentesi, non è perché sono grassa che allora tutto quello che mi succede e tutti i dolori che ho sono riguardanti il peso, eh? Cioè, così ve lo ricordo, giusto per dire. E PPS, non è che sono grassa perché mangio per forza, magari potrebbe essere anche qualcos'altro, ma ormai ci ho rinunciato a spiegarvelo perché... va bene così. Cioè, mi fanno morire quelle nei commenti, cioè, Santi, scusa, ma io adesso te lo devo proprio dare questo consiglio perché mi esce dall'anima e quindi non posso farne a meno. E io ti ringrazio. No, 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 te lo devo dare proprio questo consiglio, proprio dal profondo del cuore. Guarda, secondo me dovresti dimagrire. Proprio grazie mille. Ma che cavolo te l'ha chiesto? Ma io lo so che con molti chili di meno, zia, tu staresti benissimo. E io ti ringrazio un'altra volta de cuore. Ma che cacchio te l'ha chiesto? Ritornando ai miei problemi da novantenne. Eccoci qua, belle de nonna. Allora, stavo dicendo, vi stavo a raccontare che praticamente, allora, ho problemi nel senso che mi fa male un pochino tutto. Allora, aspetta che vado giù e torno su. Oh, bella de nonna, aspetta, non si toglie più. Bella di nonna, lascia questo. Ah, non sei bella di nonna, sei solo un pacco. Vabbè, molla il dito. Ah no,
nonna, hai mangiato? A proposito, mangia amore, mangia. Tu mangi? Mangia, mangia amore, mangia. Hai mangiato? Mangia amore, mangia, mangia. Allora ecco qua, ecco a te. Allora, e questo tappetino qui, ecco, è questo qui, eccolo, eccolo, lo vedi? È questo qui. E adesso, adesso chiamo però mia nipote per dirvi a cosa serve, perché io ho freddo e ho l'anca sciancata, quindi tanto tanti cari saluti. PS, come direbbero i giovinastri d'oggi, quella gioventù bruciata, però direbbero tipo hashtag Chiara vecchia. E buonanotte a tutti, io vado che ho l'acqua sciacquata e è stato un piacere tesori. Quello in un altro video. Ciao. Dov'è la mia dentiera? Allora ve lo vado a leggere che cos'è, scusate nonna Chiara con i vari reumatismi, ma ve lo devo leggere perché se no non riesco a spiegarmi al meglio. Cioè praticamente questo si chiama Pranamatte Co, che è un materassino terapeutico, massaggiante e manuale, che aiuta a superare i piccoli dolori e fastidi muscolari, che oltretutto ne soffriamo io, mamma e papà, quindi vi lascio soltanto immaginare che meraviglia. Siamo una famiglia di rovinati, sempre delle gioie che camminano in questa casa, mamma mia, siamo proprio delle gioie viventi, che bello. Il suo approccio olistico alla salute ti rafforza a tal punto da sentirsi ricaricato e rivitalizzato. Io lo sto provando in questi giorni, già mi sento abbastanza meglio, cioè più che altro perché io non ve l'ho mai raccontato, ma da piccola mi sono bloccata così. Non scherzo, sembravo il gobbo di Notre Dame e mi doveva aiutare persino mio padre ad alzarmi dal letto, non è stato un bel periodo e quindi sono soggetta a queste cose, cioè sono soggetta a questi dolori. Si tratta di uno strumento potente da utilizzare per ricaricarti, per fare yoga o per migliorare il sonno. Io ovviamente l'ho preso per i miei dolori, non per altro. Insomma, praticamente basta qualche minuto al giorno, dovrebbe servire a ricaricarti. Ora io lo sto provando piano pianino, devo dire che già mi va un po' meglio perché ci sono stati dei periodi altri che sono stata tipo ehi, ciao, ehi, come va? Tutto bene? Vorrei tornare in questa posizione, cioè questa sarebbe la mia posizione ideale. Io invece per i miei dolori sto tipo così, il che non è molto sexy, cioè vedere una che ti passa e ti fa ehi, ciao zi, ehi, con una che ti fa ehi, ciao zi, ehi, cioè è meglio, no? Molto meglio. Vo dico, la cosa che mi piace un botto è che sono tutti materiali ecologici, quindi ecco, io non sono proprio una di quelle persone fissatissime col bio e roba varia o ecologia e roba varia, però alla fine ci tengo, quindi comunque mi fa piacere che lo sia. Quindi adesso vi faccio vedere pure come funziona. Questa è la prima posizione, stesa. La seconda posizione è di lato. Le crocs in bella vista, questa è la seconda. E uno, e due, e muovete quei glutei. No, scusate, non c'è da niente. E quindi vi stendete così e questa è un'altra posizione, molto, molto comfortable. Quella a testa in giù, quindi vi ci andate a mettere sopra, le crocs sempre in bella vista, e vi mettete così. Ed è di una comodità unica. Così, olle! Ecco, questa è un'altra posizione, vi potete stendere così che è una meraviglia. Opela! E poi ce ne sono tante altre. E tornata. Comunque niente tesoro, io spero veramente che vi sia piaciuto questo mio parlarvi un pochino così della mia vita, di quello che mi sta succedendo, dei miei problemi e tutto il resto. Se continuo a fare così tra poco prendo il volo probabilmente. PS, se qualcuno ha problemi di vari dolori come me, io ho fatto questo video per darvi un consiglio ovviamente, perché sento che siate come delle mie amiche. Quindi a me, diciamo, fa piacere farvi sapere anche queste cosine che sono un pochino meno da big views, big money, ma si gran cavoli, perché se ho aiutato magari qualcuna di voi, a me rende felicissima. E, però vi dico anche un'altra cosa, tutti i consigli che, perché molte volte mi chiedete tantissimi consigli e mi scambiate per un medico. No, sì, non sono un medico, quindi, cioè, se volete dimagrire, se avete dei problemi, qualsiasi sia, non andate su YouTube, andate da un medico. Poi tutto ciò che potete fare a casa, tutto ciò che volete, ok, è perfetto, bellissimo, creme, cremine, quello che ti pare, ma è sempre meglio prima andare da un medico. Cioè, ci sono tante persone qui su YouTube, tipo 10 metodi per dimagrire, probabilmente lo farò anch'io un giorno quando dimagrirò, per portarvi la mia esperienza più che posso a voi. Però prima di vedere quel video, prima di prendere alla lettera quel video, non lo fate mai, non prendete mai alla lettera nessun video qui su YouTube, perché di esperti ce ne sono proprio pochi. Quindi qualsiasi cosa fate, andate prima da un medico, qualsiasi cosa, anche perché ci sono delle piccoline e molte youtuber grandi, questo se non dimenticano, andate prima di tutto da un medico, qualsiasi cosa facciate, sempre prima da un dottore, sempre prima qualcuno con la laurea, con qualcosa che
che può dirvi esattamente ciò che state facendo, perché è molto importante la nostra salute. E questo era un piccolo messaggino per le più piccoline che magari vanno a sentire Tizia Gaia Sempronia che dice che per far passare il mal di pancia serve ballare la hula su un piede solo e con le Crocs, perché se tu non parli, se non hai le Crocs, se non hai le Crocs, allora non va bene. Scusa, telefono. Ho fatto sul telefono, l'ho rifatto. What the fuck? Vabbè, comunque, io e le mie Crocs ce ne andiamo, oddio mio, ce ne andiamo. E quindi niente, andate sempre prima al dottore, non seguite troppo quello che vi dicono le youtuber, perché la maggior parte delle volte sono prese da Google, quindi no bueno. Quindi niente, io e il mio materassino, che adesso è diventata la mia casa. Allora, io e la mia nuova, molti mi dicevano, perché non vai a farci una casa nuova? Perché sto lavorando per far. Però, allora, adesso ho la mia casa nuova. Dite che ci entra qua sotto Lara? Non lo so, vabbè. Comunque, io ho la mia casa nuova, ci vediamo al prossimo video. Io vi dico, se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al canale, perché se ti iscrivi al canale io faccio un sacco di video. Oh, così potrei prendere il volo! Quanto sono cretina da 1 a 1000. Vabbè, ci vediamo nel prossimo video, ok. Giuro, promesso, nel prossimo video sarò più normale. No, non è vero, non sarò mai normale. Ciao, addio.